C'è un colpo di scena nel mercato della Juventus, sì, perché tutti in questo momento parlano del possibile arrivo di Koopmeiners, che su cui la Juventus c'è, perché inevitabilmente la Juventus lo sta monitorando, anche se costa tanto. Si parla anche molto di Ferguson, che è un giocatore che evidentemente piace, anche in virtù del fatto che potrebbe essere Thiago Motta il nuovo allenatore, dunque va da sé che proprio Ferguson potrebbe seguirlo. Ma attenzione, perché è tornato di moda un nome che da tempo che facciamo qui su Facciamo Mini Sport, che vi abbiamo detto che è in orbita Juventus, che vi abbiamo detto che piace a Giuntoli, e che è un nome che Giuntoli aveva già praticamente, non dico bloccato, ma adocchiato prepotentemente, parlato molto col suo agente già dai tempi del Napoli. Lo voleva portare al Napoli come vice e poi post Zielinski. Scopriamo tutto il dettaglio oggi qui su FCM New Sport, come sempre vi ricordo è uno dei pochi canali su questa piattaforma a tenervi costantemente aggiornati in maniera totalmente gratuita, quindi se vi va iscrivetevi al canale, lasciate like ai contenuti e diteci la vostra qui sotto nei commenti. Tra l'altro c'è la campanellina legata alle notifiche, attivatela perché grazie a quella sarete aggiornati sull'arrivo di nuovi contenuti. È tornato di moda il nome di Samardžić. Samardžić è un giocatore che vi dico da tanto tanto tempo è un giocatore estremamente sottovalutato, sia in ottica mercato, che quando si parla di Samardžić sembra quasi che vabbè, arriva Samardžić, capirai che giocatore, sia da un punto di vista proprio di caratteristiche. Samardžić è molto contenuto dal fatto che gioca in una squadra come l'Udinese, che è una squadra molto fisica. I giocatori tecnici, secondo me, quando si ritornano in una squadra fisica, così tanto fisica, fanno una fatica immane. Io ogni tanto mi piace immaginare un Samardžić in una squadra molto tecnica e capire che effetto ti può fare. Samardžić è un giocatore che nel centrocampo della Juventus, secondo me, verrebbe molto, metterebbe molto di più le sue caratteristiche aumentare. E Samardžić è un giocatore che la Juventus sta continuando ad occhiare. Vi dico che nelle ultime settimane c'è stato un ulteriore contatto tra Giuntoli e l'agente di Samardžić per capire, o meglio non tanto per capire ma per sondare il terreno, punto primo, perché ricordiamoci che Samardžić è un giocatore che già a gennaio la Juventus aveva provato a bloccare, già a gennaio la Juventus aveva cercato di cioè lo voleva prendere ma non poteva prenderlo. Ma perché non l'ha potuto prendere? Perché l'Udinese ha aperto al massimo al prestito con obbligo di riscatto. La Juventus a gennaio ha preso Alcaraz solo perché era l'unico che ti dava la possibilità di avere un prestito con diritto di riscatto. Quindi scegli tu se prenderlo a giugno oppure no. L'Udinese, che si doveva salvare, sicuramente non poteva privarsi di un giocatore con un prestito con diritto di riscatto. La Serie C lo teniamo per 6 mesi, poi dopo ce lo ritorno indietro. Soprattutto dopo quello che era successo qualche mese fa con l'Inter. Il giocatore aveva già fatto le visite mediche con l'Inter, poi il padre agente ha cambiato le carte in tavola e quindi il ragazzo è rimasto. Cambiando anche i piani del mercato dell'Udinese, che stava già sondando altri giocatori per poter sostituire Samardžić, che si vedeva già quei 20-25 milioni in tasca per la cessione di Samardžić e poi di colpo se lo ritrova in rosa. Per carità, da un punto di vista tecnico ben venga, da un punto di vista economico mica tanto. La Juventus quindi aveva la possibilità di prenderlo già a gennaio, questo vuol dire che è un giocatore che piace e che rientrava nel progetto tecnico della Juventus. E ha fatto soprattutto in modo, la Juventus, in tutti i modi, che saltasse l'operazione Samardžić-Napoli. Per due motivi, perché sperava di prenderlo a gennaio, ma anche non prendendolo a gennaio sperava di prenderlo a giugno. Samardžić e Napoli erano vicinissimi all'accordo, si è inserito Giuntoli e ha detto no signori, noi ci siamo. E quindi lui, di fronte alla possibilità di andare alla Juventus, che comunque a gennaio era una squadra che stava lottando per il campionato e che era quasi sicuramente in Champions League, di contro c'era un Napoli che era in una baraonda totale dove c'era ancora Mazzarri, non si capiva nulla, è un Napoli lontanissimo dallo scudetto, lontanissimo anche dalla zona Champions, quindi il ragazzo che dall'Udinese al Napoli vedeva un passo in avanti, perché il Napoli lo stava cercando per il post Zielinski, lo stava cercando, Giunto l'aveva già contattato l'anno scorso, ma già quest'anno a gennaio il Napoli, sapendo che Zielinski sarebbe andato a zero all'Inter, ha detto ma sai che prendiamo forse lui. Poi infatti il Napoli con la stessa formula bene o male ha preso Traoré proprio dalla Premier League, l'ex Sassuolo è arrivato al posto di Samardžić. Si sta parlando veramente poco di Samardžić alla Juventus, e questo perché Giuntoli sta lavorando sotto traccia
E come profilo, da un punto di vista prettamente economico, è un profilo che secondo me paradossalmente è quasi anche più in linea di Cook Miners. Nel senso che non è il classico giocatore come il centrocampista olandese dell'Atalanta che è arrivato a livelli esorbitanti economicamente parlando, ossia 60 milioni, ma è ancora un giocatore che puoi trattare. Che puoi trattare sulla base di 20-25 milioni. Ovviamente. Con l'Udinese, che è un club che è in ottimi rapporti con la Juventus e che storicamente lavora bene con i giovani, cosa puoi fare? Puoi ovviamente inserire le classiche, come dire, pedine di scambio che grazie al settore next gen hai diciamo, a disposizione. E i nomi sono tanti, i nomi che interessano l'Udinese sono tanti. Il primo che la Juventus ha trattato e sta cercando di inserire con prepotenza è Tommaso Barbieri, che è un terzino che non è nell'ottica della Juventus un terzino per il futuro, ma è nell'ottica della Juventus uno da inserire nelle contropartite tecniche e quindi potrebbe starci. L'altro nome che la Juventus sta cercando in questo momento sono questi due profili che la Juventus sta provando a proporre, è Nicolussi Caviglia, che era già stato proposto a gennaio. A gennaio, infatti, la Juventus aveva proposto, e ve l'avevo raccontato già da ottobre, una sorta di scambio di prestiti con Nicolussi che andava all'Udinese e con Samardzic che andava alla Juventus. Ma la Juventus aveva proposto dei prestiti con diritto di riscatto, quindi entrambi avevano il diritto di riscatto, non l'obbligo. Questa mancanza dell'obbligo di riscatto ha portato l'Udinese a dire alt, no. Invece, se la Juventus dovesse fare qualcosa con, sarà sempre prestito, ma con obbligo di riscatto questa volta, quindi cambiano totalmente i piani. Beh, a quel punto l'Udinese potrebbe anche in virtù di un rispetto, secondo me, del calciatore, nei confronti del calciatore, dire sì. Anche per la possibilità proprio di liberarlo, perché poi è chiaro che a questo punto il giocatore ha voglia di essere liberato, ha voglia di andare appunto altrove. Ricordiamoci che Samardzic, secondo me, ripeto, io continuo a dire che è un giocatore molto sottovalutato, che è un classe 2002, a volte ce lo dimentichiamo, ma è un classe 2002, ha 22 anni Samardzic. E secondo me, se si dovesse inserire la contropartita tecnica di un Tommaso Barbieri piuttosto che un Nicolussi Caviglia, o magari entrambi, beh, la Juventus avrebbe altissime possibilità di prenderlo a meno di 20-18 milioni di euro. E per quella cifra lì, tra i 15 e i 18 milioni, anche più 1-2 giocatori che sappiamo benissimo non essere da Juventus titolari, beh, Samardzic ci lo vado a prendere domani mattina, anche perché Samardzic andava a prendere uno stipendio sotto i 2 milioni di euro, quindi perfettamente in linea. Può inserire giocatori giovani perché tratti con l'Udinese, non con il Real Madrid, ha un ingaggio basso, quindi sotto i 2 milioni di euro, ed è un ragazzo del classe 2002, profilo perfetto per la Juventus. Da un punto di vista tecnico lo è anche? Secondo me sì. Secondo me Samardzic ci ha dato dei lampi. Ancora non si è espresso al mille per mille, secondo me, Lazar Samardzic. Però è un giocatore che ha una classe importante, che ancora non ha. È un diamante ancora da sgrezzare, ma nel momento in cui lo farà, darà dimostrazione di essere un signor giocatore. All'Udinese è difficile. Secondo me l'Udinese non è una piazza facile per un giocatore tecnico. In questo momento storico, l'Udinese dove ci sono tanti giocatori di corsa, fisici, non è facile farsi notare. Io immagino un Samardzic in una squadra diversa. Magari fosse esploso, non so, nel Sassuolo staremmo parlando di Samardzic esattamente come abbiamo parlato per anni di Frattesi e Berardi. Secondo me se ne parla meno perché nell'Udinese è un po' più complicato, ma occhio perché Samardzic è un nome che punto primo puoi prendere a cifre basse, punto secondo puoi inserire contropartite, punto terzo l'ingaggio basso, punto numero 4 il solo acquisto di Samardzic non ti limita, cioè non è che devi prendere a quel punto solo lui, potresti prendere lui e un altro magari anche lì. Potresti puntare alla doppia coppia, banalmente, sia lui che Ferguson, perché anche Ferguson si aggira tra i 20 e i 25, secondo me, anche se con Ferguson inserisci le contropartite, puoi prenderli entrambi sulla quarantina, anzi di meno, per 35 milioni puoi prenderli entrambi inserendo le contropartite, sia per Ferguson che per Samardzic. Samardzic e Ferguson sono due che secondo me non sono subito pronti da grande club, secondo me. Cioè, non sono due che arrivano e ti dicono, ok, noi siamo. Cioè, la Juventus non prende né Goretzka né Toni Kroos né Casemiro, ma sono giocatori futuribili su cui la Juventus può lavorare e tanto per il futuro.